Buonasera dal Palace di Migni e buon anno a tutti. Capodanno per la Dinamo al lavoro, che dopo la buffata non solo del cenone del 31 ha avuto anche la buffata di Brescia con la grandissima vittoria 95-71 che ha proiettato i ragazzi di Spoleto verso le Final Eight di Coppa Italia, ma non è ancora fatta. Mancano due partite, Trieste e Cantù, che definiranno, diciamo, il destino appunto della Dinamo. Dinamo che è ritornata rinfrancata al lavoro dalla prestazione, dal gioco dimostrato sul parquet lombardo, una squadra che ha mostrato determinazione, ha mostrato intensità, ha mostrato tante armi nel suo arco, ha fatto un parziale di 25-2 terribile che ha ammazzato Brescia, che non è stata più capace di rialzarsi dopo l'8-2 iniziale. Tanti protagonisti ritrovati, da Gentile a Spissu, soprattutto da un Bamford mai visto a Sassari, sereno, lucido e killer nei momenti spietati, MVP della partita, da un determinante, sempre più determinante, Cooley, e dall'impatto nella chimica di Dijon Pierre, il canadese che praticamente nelle prime 8-9 partite non aveva avuto pochissimo spazio. Da quando non c'è più Pathway col capitano, si è ritagliato un ruolo importante, un ruolo fondamentale, ha cancellato Abbas nel primo tempo e ha avuto modo anche di essere determinante in attacco. Quindi una Dinamo rinfrancata, una Dinamo che ha in mente già la partita con Trieste, per la prima volta da tanto tempo avrà una settimana per preparare la partita, perché le coppe inizieranno settimana prossima, e quindi uno scontro da preparare al massimo per i ragazzi di Spoleto per arrivare a domenica davvero con il coltello tra i denti. C'è una squadra che entra nel 2019 sul podio in tre fondamentali voci della pallacanestro ed è forse a sorpresa proprio la Dinamo, che prima nei rimbalzi, seconda nei tiri liberi e terza nei punti segnati, ma anche negli assist. È buon segno quest'ultimo. Sassari è formata da giocatori che si passano evidentemente molto bene la palla. Questi dati di squadra sono il segno di una compattezza che fa ben sperare sia per il Final Eight di Coppa Italia che per i playoff Scudetto. Due traguardi rinunciabili che però Sassari deve ancora conquistare. Ce la farà? Perché no? Alla base c'è un bel mix, da un lato la solidità della squadra, la più europea di sempre, perché ogni giocatore è una credibilissima alternativa in panchina, anzi, a dire il vero, più d'una, perché se per esempio esce Cooley, Esposito può lasciare il quintetto immutato sostituendolo con Magro, ma anche rivoluzionarlo inserendo una alla piccola con tutti gli opportuni accorgimenti, facendo cioè scalare Thomas. Da un momento all'altro Sassari può cambiare le carte in tavola, all'improvviso. C'è poi quel pizzico di follia che appartiene storicamente alla Dinamo, la capacità cioè di giocare all'improvviso una partita migliore di quella che aveva giocato fino a quel momento. Finora Sassari, e questo è il bilancio del 2018, ha toppato solo il match interno con Pistoia, ma ha vinto a Bologna, ha vinto a Brindisi e ha vinto a Brescia. E proprio questi successi esterni sono lì a dimostrare che il 2019 promette bene. Meglio ancora se la Dinamo sostituirà Pathway nel migliore dei modi. Come? Molto semplice, serve proprio un Pathway, e cioè una variabile impazzita, magari un po' meno variabile, magari un po' meno impazzita. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito Jolly! Prestiti personali, 15.000 euro in 72 mesi, TAEG 6,29%. Banco di Sardegna, Gruppo Biper.